Eccellenza Monsignor Rocco Pennacchio, Vescovo di Fermo, ci lascia la sua riflessione dopo aver visitato la mostra di sculture Grande Anima del maestro Ugo Riva, organizzata dall'associazione Grande Anima in ricordo della dottoressa Rosy Medri. Grazie, Vescovo. Come tutte le mostre, non si addicono troppe parole di commento, occorre vederla e lasciarsi guidare dalle emozioni che queste realizzazioni suscitano nel cuore e nell'anima di chi le vede. Le mie emozioni sono innanzitutto di un invito alla concentrazione, cioè a concentrarsi sulla vita e su se stessi, e ciò che la vita ci indica come situazioni di cambiamento, di evoluzione, di dolore, ma anche di speranza. Secondo sentimento è proprio quest'ultimo, la speranza, l'elevazione dello spirito, spesso indicata da una farfalla che si incontra in tutte le realizzazioni, indica che a tutte le situazioni, anche quelle più difficili, c'è sempre una risposta, c'è sempre una risoluzione. E la terza sensazione, ecco, a partire da questo, è che le opere, specialmente l'ultima, ci indicano come la vita stessa non si chiude in sé, ma si apre. E quindi ci dice che ogni circostanza non può essere vissuta nell'isolamento, ma nell'apertura di sé. Grazie a Ugo Riva e a quanti hanno organizzato questa mostra.